Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo weekly vlog. Come ogni volta che comincio questo genere di video mi vorrei mettere al computer, vi vorrei fare un piano della mia settimana, ma in questo momento veramente non ho tempo da perdere. Sono le 10 e io devo assolutamente fiondarmi a registrare perché devo avere il tempo di preparare tutte le attrezzature. Adesso vi porto con me. Devo registrare il video che avrete già visto, ve lo lascio nella i qui in alto a destra, in cui vi parlo delle mie moto, di quanto sono costate, di quanto sono costate tutte le loro modifiche, e lo devo registrare in garage, per cui mi devo portare giù il treppiedi, tutte le luci, devo spostare le macchine, devo mettere le moto al posto delle macchine per fare il video con le moto, devo fare una valanga di roba. Il problema di tutto ciò è che fuori fa un freddo veramente incredibile oggi, ci sono tipo meno 2 gradi, quindi diciamo che non ci sono proprio delle condizioni favorevoli per registrare quel video. Mi sa che registrerò col cappellino, la giacca e i guanti. Ok, bisogna spostare l'Audi. Ora è il turno della ID3 elettrica. Eccola qua, full electric. Oh raga, va che manovra. Momenti non ci passano gli specchietti. Ok, anche le luci le abbiamo messe. Adesso accendo queste qua al garage e porto qui dentro le moto e comincio a registrare, per cui noi ci vediamo tra poco. Bella raga, ho terminato in questo momento di registrare il video. È tardi, sono le 11:20. Ci ho messo veramente un botto di tempo. Adesso devo rismontare tutto il set e poi ci vediamo in camera quando sono molto più tranquillo e pacifico. Bon, ok, ho finito di fare tutto, anche di mettere le registrazioni nel Mac e di fare tutte queste cose molto noiose. E nel frattempo io praticamente sto mandando 1000 messaggi a voi direttamente, perché abbiamo fatto io e Ivan un gruppo di Telegram per i sub al nostro canale di Twitch, che trovate nella descrizione del video, nel quale stiamo scrivendo una marea di cose. Ci sono in questo momento 212 membri, se volete basta subbarvi. Quindi niente, ci stiamo divertendo un sacco perché anch'io sto spoilerando tante cose, sto facendo vedere tante cose. Il video del prezzo delle moto che voi avete già visto, loro sapevano già con tipo una settimana d'anticipo che l'avrei fatto, e abbiamo chiacchierato un po', mi hanno dato le loro stime, secondo loro quanto potevano costare. Ci stiamo divertendo. E adesso che sono nel mood produttività e ho un'ora libera, mi metto già a montare questo video, raga. Sono le 15:55. Ho finito completamente di editare il video, devo solamente caricarlo sul canale, ma mi fa un po' male la testa, non ho voglia ora di stare a caricarlo. Quel che dovevo fare oggi l'ho fatto, quindi adesso mi riposo un po'. Ho realizzato che questo sabato io andrò a consegnare la moto, ma voi avete già visto il video sul canale se tutto sta andando secondo i miei piani. Solo che la consegna avverrà in azienda Polini e io la moto ce l'ho a casa mia. E la moto in questo momento non è assicurata e ovviamente è elaborata, per cui se posso evitare io personalmente di correre il rischio per andare da Polini consegnando la moto lì, tanto meglio. Per cui ho pensato adesso che devo trovarmi un modo per riuscire a trasportarla. Però grazie a Dio questa settimana c'è bel tempo e adesso devo uscire perché ho un appuntamento con il consulente finanziario della nostra famiglia. Tra l'altro vorrei vloggare sta parte, ma viene anche mio fratello con me, quindi non posso. Tra l'altro vi faccio vedere una cosa figa prima di uscire. Questo qui è lo studio di Zona Rossa TV, che avete già visto diverse altre volte. Abbiamo fatto mettere una porta, così almeno siamo completamente separati dal resto e se io e Ivan ci insultiamo nessun altro ci sente. Ma soprattutto ragazzi, guardate che figata. Lasciate stare che è tutto un po' sporco e in disordine. Nuova insegna personalizzata con scritto Zona Rossa TV, nuova insegna personalizzata con scritto on air. Ovviamente sono delle insegne luminose vere e proprie. Poi purtroppo la mia macchina fotografica, adesso se non metto le impostazioni giuste, fa un casino assurdo, per cui fa cagare vista così, però in realtà è molto bella, ed esattamente come questa. Su questa qua non fa problemi. Ci sono alcune luci staccate perché sono quelle che ho utilizzato ieri per registrare il video, ma ora devo scappare, magari più tardi le metto a posto. Colloquio finito. Nel frattempo ho chiamato anche Lucio Polini e ci siamo organizzati, confrontati un attimo per capire come portare la moto in azienda, e abbiamo trovato una soluzione. Dobbiamo chiamare un paio di persone per capire se è fattibile, poi nel caso la faremo. E adesso raga, ho fisioterapia che mi hanno spostato prima, d'ora in poi il martedì, ma ho tutto il cibo nella pancia, non so, non mi fa impazzire questo orario. Stavolta però raga ci vado in macchina perché fuori sta facendo veramente troppo freddo per andare in moto. Penso si possa capire anche dalla mia faccia che sono tipo stanchissimo, mi ha veramente distrutto oggi. Basta, torno a casa. Raga, cioè mi è arrivato una chiamata da mia mamma che mi dice: Edo, guarda che è arrivato un pacchettino, vallo tu a prendere. Non arrivano, cioè a casa nostra essendoci il giardino arrivano da un'altra parte, bella lontana, bisogna fare il giardino a piedi per andare a prendere il pacco, no? Cioè signori, questo è il pacchettino, questo qua è un mio braccio, ok, quello è il pacco. Cioè non ho mai visto un pacco grosso così nella mia vita, ed è il telo del proiettore che metteremo giù nello studio di Zona Rossa TV, ma che non doveva arrivare. Cioè ci hanno rimborsato perché c'è stato un ritardo della madonna, ci hanno rimborsato il totale. Non so che cosa stia succedendo.
Ho passato praticamente l'ultima ora e mezza a chiacchierare anche di temi molto sensibili, molto importanti, con il gruppo Telegram dei sub di cui vi parlavo. Questa mattina mi sono alzato rincoglionito perché ieri sono stato fino all'una del mattino in videochiamata con Yakidale. Abbiamo parlato di università, di passato, di cose anche personali, non so. Ieri sera e questa mattina sono particolarmente emotivo. Comunque, oggi fortunatamente non ho grossi programmi, ho sempre da rispondere alle mail, ordinare file, scrivere cose. Questo però fa parte della mia quotidianità. Al di là di questo non ho appuntamenti importanti per cui devo uscire e fare una cosa o un'altra, per cui penso proprio che oggi starò molto tranquillo, e a meno che succeda qualcosa di particolarmente importante ci vediamo già direttamente domani. Alla fine ieri ho portato qui in studio Zona Rossa TV il telo del proiettore che ho alloggiato temporaneamente qua. Nella live di questa sera lo monteremo insieme al proiettore, faremo tutto, ma voi in teoria dovreste aver già visto tutto se siamo riusciti a non distruggere casa mia. Che belle le nuove insegne, ne avremo parlato in live questa sera, e ho appena finito di configurare tutto per la live con lo stream deck, tutti i cavi, il monitor in cui controllare tutto. C'è una cosa che mi sta facendo proprio girare le palle, che ci sono dei ritardi tardi per ovvi motivi, per l'emergenza che stiamo vivendo, per le feste che ci sono appena state, tutte queste cose, con il PC che ci deve arrivare, che sarà il PC che utilizzeremo per fare tutta la questione Twitch, e di conseguenza guardate qua lo schifo che c'è per terra, è pieno di cavi, è pieno di casino, e io che sono precisino, come sapete, proprio mi urta il sistema nervoso sapere di avere le cose in disordine. E nel frattempo qua dietro c'è la porta perché i tecnici la stanno montando, adesso è smontata, che stanno finendo di pitturare, e adesso è arrivata l'ora di fisioterapia. Vi lascio immaginare come al solito quali possano essere i miei commenti dopo aver fatto fisioterapia. Però questa volta ve lo giuro sono più stanco del solito. Sono qui in studio insieme al caro Ivan Ollo, come al solito. Adesso cominciamo. Cosa succede? Vuoi far vedere il Rolex, bro? Mamma mia, Dio. Che schifo. Adesso raga faccio la diretta. Bella ragazzi, sono le 22:31. Abbiamo finito la live. Qua ragazzi, guardate un po', poi vi faremo vedere tutto bene. Abbiamo montato il proiettore, ma soprattutto tutto, cioè guardate qua signori, abbiamo montato il telo del proiettore che adesso non vi apriamo del tutto, ma raga è enorme. Adesso Ivan, anche se c'è il coprifuoco, comunque è stato qua per lavoro, va via e basta. Io domani raga devo mettere qua, pulire tutto, perché non c'è un casino incredibile, per cui domani mattina ci alziamo e puliamo. Allora, la mia mattina è stata un po' un inferno, nel senso che visto che ieri avevo lasciato un casino incredibile nello studio, questa mattina mi sono alzato prestissimo e sono stato giù almeno un paio d'ore a pulire tutto, e sinceramente non penso nemmeno di aver fatto un lavorone incredibile, diciamo che ho tolto il grosso. Ma oggi sarà una giornata importante, perché come avete visto dal titolo e dalla miniatura, immagino oggi è l'ultimo giorno in cui voi vedrete ufficialmente sul canale il mio HM70. Mi fa quasi male dirvelo, fortunatamente non lo è per me, ma lo è per voi, nel senso che voi avete già visto il video in cui io consegnavo l'HM, io lo registrerò domani, per cui io lo rivedrò, ma questo weekly vlog uscirà dopo, quindi voi no. Come vi dicevo ad inizio settimana, mi sono organizzato con Lucio, che verrà oggi insieme ad un altro nostro amico con il loro camion della ditta. E comunque, visto che ieri non ve l'ho fatto vedere, questo qui è il telo aperto. Non so quanto riusciate a vedere, ma è veramente qualcosa di allucinante, cioè sono strafelice per sto telo. Ok, io ho fatto una serie di telefonate infinite per riuscire ad organizzarmi per domani, per cercare di capire il passaggio di proprietà e tutte le cose burocratiche che bisognerà fare per la consegna della moto. Sono riuscito a fare tutto. Adesso arriva Ivan, che dobbiamo registrare il suo video, e io mi metto un attimo in garage perché ho bisogno di fare la fotografia della miniatura di questo video che state guardando. Ho spostato la mia macchinina ed ecco qua la bestiolina ragazzi, mamma mia, non sto credendo molto a quello che sta succedendo. Da un lato sono super orgoglioso per tutto quello che abbiamo fatto, per l'iniziativa, per il fatto che questa moto io la stia regalando ad un mio fan. Allo stesso tempo però sono dispiaciuto perché è il mio HM, è la moto alla quale probabilmente sono più affezionato tra tutte quelle che ho, quindi mi spiace. Abbiamo fatto le fotografie e basta, poi adesso noi registriamo un video per il suo canale, un fact time. Abbiamo appena finito di registrare il video, adesso saluto Ivan che torna a casa sua, e tra poco arriverà qua Lucio e Jacopo per ritirarmi la moto.
Devo prendere con me semplicemente le chiavi, i documenti li porto tutti domani. Che storia, raga, che storia. È arrivato il momento, raga. Lucio è quasi qua. Vedo un camioncino con scritto Polini. Tutto bene? Lucio Polini, Jacopo Zo, camioncino Polini e il mio HM, raga. Dai, lo carichiamo. Stanno caricando, signori. Ce la stanno facendo. E la moto, ragazzi, è ufficialmente caricata. Ragazzi, l'HM è caricata e questo è ufficialmente l'ultimo giorno in cui voi la vedrete. Lo devo dire con questo tono cattivo, raga, perché sennò mi commuovo. E niente, ora io preparerò tutte le attrezzature per domani. Domani mattina ci incontreremo per le 10 in azienda. Io devo aspettare Lele che arriverà come al solito per le fotografie e le cose. Io immagino che abbiate già visto tutto su Instagram, per cui non voglio entrare troppo nei dettagli. Oggi ragazzi è il grande giorno. Devo dire che questa notte ho dormito senza grossi problemi. Questa mattina invece sono tanto agitato, penso si capisca. Tra poco andrò a prendere Lele in stazione. Spero che tutto vada per il verso giusto. Incrocio le dita, io e voi ci vediamo più tardi perché tendrò comunque a non mostrarvi anche in questo video la consegna. Moto consegnata, adesso facciamo il passaggio di proprietà e queste cose burocratiche. Passaggio di proprietà riuscito con successo. Avevo paura sinceramente perché non avevo mai fatto un passaggio di proprietà, avevo paura di non avere abbastanza documenti o cose del genere. In realtà è stato semplice, semplicemente è stato un po' lungo. E adesso guardate, abbiamo qui il McDonald's come al solito, che non ci sponsorizza mai, ma quando volete fatemi un fischio che io ci sono. Mangiamo, c'è dietro di me la macchina del ragazzo che ha vinto la moto. Ed è andata, è finita, è ufficiale. Edoardo Iannone non ha più il suo HM50 perché l'ha regalato ad un fan. Posso dirlo con orgoglio, dai. Questo qua è ciò che rimane del mio HM, l'ultimo ricordo e l'unico che mi rimarrà di lui. Penso che lo appenderò in camera, in studio o da qualche parte, comunque di sicuro il mio HM rimarrà qui dentro e anche un po' insieme a me con questo qua. Ah, oh, mia mamma a momenti piange. Cosa c'è, mamma? Speriamo che lo trattino bene. Sì. E ora, visto che ieri era il compleanno del caro Ivanollo, faccio un salto a casa sua che ci mangiamo una pizza insieme per festeggiare e poi si ritorna prima delle 22 per il coprifuoco e tutte le balle che ci sono. E anche questo weekly vlog giunge al termine, signori. In realtà questa sarebbe la parte di domenica, ma come vedete anche dal mio taglio di capelli leggermente differente, oggi è giovedì della settimana dopo. Il motivo è che, come avete visto all'inizio video, ho scritto che era stato registrato prima del DPCM del 14 gennaio, ed effettivamente è stato così, solo che domenica è entrato in vigore il DPCM, per cui da domenica sostanzialmente non si poteva fare niente. Io sono rimasto a casa, ho fatto le mie solite cose tecniche, ma ho passato una giornata completamente noiosa. Ho anche cercato di vloggare qualcosa, ma non è uscito nulla. Non vi preoccupate però, perché la settimana in cui voi state guardando questo video, se seguite il mio profilo di Instagram lo saprete di sicuro, qualcosa ve lo starò spoilerando. Avrò in mano una macchina stupenda e mi potrò muovere ovviamente per questioni lavorative, avendo la partita IVA e potendo fare tutte queste cose. Per cui mi raccomando, seguitemi sul mio profilo di Instagram chiocciola di Yanno e iscrivetevi al nostro canale Twitch per chiacchierare con noi su Telegram. Ragazzi, vi mando un grande abbraccio, vi mando un grande saluto. Noi ci rivediamo in un prossimo video e adios. Yeah.